Siete curiosi di sapere com'è andata la nostra giornata di pesca? Giovanni Grimaldi mi aveva proposto un volentino strong dagli 80 ai 100 metri. Ancora curiosi? Venite, seguite il nostro video. Quando Giovanni Grimaldi mi ha proposto un video, un servizio sul volentino che va da 80 a 100 metri, ho pensato subito che poteva essere qualcosa di interessante. Profondità importanti, magari dei buoni pesci, di bella taglia, però la mia domanda è stata subito, sin dall'inizio, ci vado con terminali leggeri, quindi i cosiddetti travi incollati, oppure ci vado con qualcosa di volentino di profondità? Giovanni cercherà di rispondere a queste mie domande, quindi andiamo. Volentino strong qui dalle Isole Pelagie. Bene Raffaele, allora oggi andiamo a fare un tipo di pesca che la chiamerei volentino con sorpresa. Innanzitutto ti spiego il motivo. Sorpresa perché è un volentino strong, useremo attrezzature e terminali abbastanza robusti, perché tra le varie prede insidiabili potrà capitare un pezzo o più pezzi grossi. Non diciamo cosa. Non diciamo cosa. Perché è la sorpresa, se no non ha più motivo di esistere. Ti presento il nostro comandante Francesco. Buongiorno. Carissimo amico, esperto pescatore e proprietario di questo splendido fisherman, che ci condurrà negli spot che sono a nord, sud, est, ovest di Lampedusa. Ti dirò poi dove andremo, magari adesso non ti dico usciamo, vediamo a secondo il vento decideremo se andare a sud-est o a ponente, in spot tra gli 80 e i 100 metri. Solitamente sono degli scogli isolati in fondali prevalentemente detritici, di tipo fangoso. Perfetto. Quindi io direi di mettere il motore in moto e partire. Raffaele, allora, io direi che è ora di cominciare, no? Iniziamo ad innescare, come esca utilizzeremo alacce, calamaretti e gamberi. Per capire che tipo di gusti hanno oggi i nostri amici, iniziamo ad innescare un po' tutti e tre. Prima il calamaretto, come vedi gli ami sono abbastanza robusti, belli robusti. Per cui io ne metto due. Il primo lo faccio salire un po' sull'amo e col secondo copro la parte del gambo. Ok. Così abbiamo un bocconcino abbastanza allettante, no? Poi il gambero. Ne mettiamo due, anche per questo amo, perché con uno, vedi, non riusciamo a coprirlo bene tutto. Ami di che grandezza più o meno? Siamo dal 2/0 al 4/0. Ami da traina, dai. Questo è il secondo. E nel terzo mettiamo un tocchetto di alaccia, eccolo qua, che inneschiamo in questo modo. Ti piacciono? Mi piacciono, speriamo che piacciono soprattutto ai pesci. Eh.
Raffaele, Francesco, siete pronti per scalare? Sì. Dai, mettiamo le canne in acqua. Vediamo se ce le staccano dalle mani stavolta, dai. Il pagello, Giovanni. Dai, non è male, non dire... è male, non è male. Sì, sì, è proprio un bel pagello. In attesa dai. Della sorpresa, c'è qualche piano di questo, dai. E dai con un altro bel pesce, dai. Dentisce corazziere. Come mai Giova questa antennina? Questi sono gli esemplari giovanili, tutti gli esemplari giovanili hanno questa caratteristica e localmente si chiama praio a bandiera. Praio a bandiera. Perché la bandiera è data dalla prima pinna della dorsale, che è alta. Giovanni, è arrivata una bella tripletta, dai, bene, un pagro bene. E due dentici corazzieri. Fantastici. Oggi si lavora veramente, ragazzi. Questo a Lampedusa viene chiamato muso nero, muso nero. Muso nero, bel muso nero. Considerato al top qualitativamente in cucina. Ragazzi, oggi ho scoperto una cosa importante, che Giovanni su queste batrimetriche non pesca con delle canne classiche da Bolentino, bensì con la Jig Killer. Sì, sì, questo certo. Dovuto a che cosa? Come mai tu utilizzi questo? Allora, la Jig Killer, che è una 8-16 libbre, mi consente di divertirmi sia con prede, diciamo, relativamente piccole, quali possono essere appunto dei pagelli da mezzo chilo, 6-7 etti, ma quando c'è una sorpresa, una di quelle che speriamo di prendere oggi, oppure un pesce importante come per esempio un pagro, dentice, ha una riserva di potenza particolare perché si piega quasi fino al fusto e ti fa divertire ugualmente perché è una canna molto morbida. Sì, ed è abbastanza, veramente abbastanza sensibile. Molto sensibile, veramente, veramente. Grande Giovanni! Allora, è arrivata sta sorpresa?
Giovanni, è arrivato il momento che tu mi spieghi e ci spieghi qual è la montatura, come realizzi un terminale per il bolentino a queste profondità, sì, soprattutto a queste prede. Sì, allora innanzitutto partiamo dalla lunghezza. Realizzo un terminale di 2 metri e 20, diciamo con fili molto sottili, light, solamente dello 0,60 e braccioli del 45-50. Questi ultimi sono lunghi 50 cm e sono attaccati a bandiera tramite una tecnosfera molto robusta che è fissata praticamente tra 2 nodini distanti tra loro 1 centimetro, 1,5 cm. Nella parte finale del terminale facciamo, diciamo, usiamo il solito espediente di utilizzare un nylon leggermente più sottile del corpo madre, quindi è un 45 con un cappio dove mettiamo il piombo che utilizzeremo. Che distanza lasci dal piombo al primo amo verso il basso? Sì, allora la distanza è di 50 cm, che è il minimo, che è la distanza del, sì, bracciolo, e in più ci sono questi 10-15 cm di spezzone, quindi considera un 60-70 cm. Circa 70 cm. Sì, sì, sì. In bobina ovviamente del multifibra. In bobina rigorosamente multifibre. E diametri? Diametri non scendiamo mai al di sotto delle 20 libbre. Considera tra 20 e 35 libbre. Con altri 5-6 metri, con l'aggiunta di, sì, 5-6 metri di nylon. Mettiamo 5-6 metri di nylon alla fine. Che diametro? Del 50, un buon 50. Un buon 50. Sì, 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 sì. E poi vedo che hai unito il trave, la montatura con il nylon in bobina, con un bel moschettone, sì, con un buon carico di rottura, penso. Un moschettone molto resistente. E piccolo, poi, però. Sì, ormai in commercio ce ne sono tanti tipi, piccoli con altissimi carichi di resistenza. E una perlina sopra, giusto per proteggere il puntale della nostra canna. Giovanni, infine, vedo che stai usando degli ami molto robusti. Di che grandezza più o meno? Diciamo che la grandezza varia dal 4/0 al 2/0. Quindi magari sui ami un po' più piccoli inneschi il gambero, sì, e sull'amo un po' più grande un pezzo di alaccia. Di alaccia. E l'amo più grande possibilmente è il più basso. Bolentino Strong, nuovi utilizzi della Jigging Kit. Spiegare perché la tua è più grande della mia. È solo questione di fortuna, stai tranquillo. Se la metti sul piano della fortuna, allora ne sono d'accordo. Bene. Oggi abbiamo visto come batimetriche dagli 80 ai 100 metri siano veramente interessanti, praticate nel modo giusto e con una persona come Giovanni Grimaldi, che ci ha fatto da guida per tutta la giornata. Giovanni, ti ringrazio. Ringrazio Francesco che ci ha ospitato su questa bellissima barca. Qui come si fa? Bolentino Strong a Lampedusa. Alla prossima, seguiteci.